Benvenuti al mio canale di Nocera Patricia. Stamattina preparo la ricetta base originale delle crepe francesi. Questa è la terza volta che sto facendo questa ripresa di video. E ieri sera quando ero a Cammarata che dissi che nell'app delle foto dei video mi erano spariti i video. Ieri sera li ho rivisti. Questa intelligenza artificiale proprio è intelligentissima. Comunque, non ho potuto inserirli nell'app. Ho detto, vabbè, stamattina rifacciamo da capo per la terza volta la video ricetta. Qui ho 140 grammi di farina. Poi ve lo metto in descrizione. Un po' di estratto vaniglia naturale, poco olio di semi di girasole, un uovo, una presa di sale, un po' di zucchero, circa 20 grammi, c'è anche chi non lo mette, 220 ml di latte. Potete usare il latte a vostro piacere, intero, scremato, senza lattosio, con l'omega, con tutto quello che preferite. E c'è un ingrediente segreto, siccome ne ho pochino, però non ve lo svelo. Questo è un mio segreto. Allora, mettiamo una presa di C'è Mia che sale. continua a spuntare nell'inquadratura. E vabbè, lei sempre è Vuole così. essere partecipe. Voleva essere partecipe. A parte che ho passato 2 mattinate che mi ha svegliata alle 4 del mattino. Ieri mattina le ho detto, Mia, basta. Insomma, mi ha fatto arrabbiare. Perché alle 4 del mattino, stamattina già alle 5 va più che bene. Allora, un uovo. Aspetta che. Mi si è rotto un po' malamente il guscio. Già alle 5 del mattino è un'altra cosa. Allora, mischio un pochino. Metto un po' di Sto estratto di. inquadrando la ciotola, eh. Sì, giusto. Il mio videomaker. Allora, di solito i Alle prime francesi, armi. sì, si mischiano tutte cose. Non è che c'è un procedimento. Ok, l'olio tutto insieme. Ogni tanto mi vedo delle video ricette francesi per avere anche la tradizione della cucina francese, oltre che la cucina tradizionale italiana, della cucina mediterranea. Allora. Un po' un dolce semplice da preparare, le Sì. crepe. Comunque. Per la Meglio del terza, soufflé, ma il soufflé, come si chiama? soufflé un giorno ci vorrò provare, molto difficile. Troppo difficile. Comunque, questo è il terzo video. Speriamo che vada bene stavolta. Per Infatti. YouTube o quello che sta creando problemi. No, non è YouTube, è No, non ricordo l'app. qual era il No, no, è problema. l'app delle foto e dei video. Non so neanche come si chiama. Che ogni tanto appaiono e scompaiono. YouTube non c'entra niente. Infatti mi sono corretto. Mettete un bel mi piace al mio canale, vi ringrazio sempre che mi seguite, commentate, condividete, cliccate sulla campanella per ricevere la notifica dei miei video. Cosa manca? Non manca niente. Ora ci pensi dopo. Allora, ripeto la ricetta: 140 grammi di farina per dolci. Io uso la farina per dolci, che può essere quella della Mulino Bianco, della Conad. Poi 220 ml di latte a vostro piacere, intero, scremato, senza lattosio, con l'omega, con il calcio, quello che preferite. Un uovo intero, un po' di olio di semi,
una presa di sale, 15 grammi di zucchero e poi c'è un ingrediente segreto di cui è talmente trasparente che non lo potete neanche... Un quadro? No, no. Vabbè. Qua, è così. Anzi, lo devo andare a cercare perché è una cosa particolare, mi è finito. Addirittura è dello scorso anno. Però vedete il crodino, ma è, non è crodino. Non è crodino. Ok. Attenzione il tappino. Il tappino. Vabbè, gioca, gioca, Ale, lasciala giocare. Mio figlio è... chiudilo, sennò poi il tappo sparisce. Ok, allora, siccome io non posso aspettare domani che mi sparisce il video, di solito in Francia facciamo riposare la pastella tutta la notte. Io invece la farò riposare per poche ore per poi imburrare leggermente la padella con un mestolo, prendere la pastella e versarla sulla padella, quindi girare e rigirare la crepe, metterla su un piatto e poi potete diciamo disporre a vostro piacimento con la marmellata, con la Nutella, con lo zucchero a velo, con la crema di pistacchi, con la marmellata, la confettura. E da bambina ho un ricordo in cui sulla crepe mettevamo lo zucchero. Allora, la lascio anche con i grumi, perché di solito dicono che non, la pastella deve essere senza grumi, ma se c'è qualche grumo, com'era la ricetta tradizionale, non guasta. Allora, qua finisco. Grazie, è perfetta. Appunto, poi l'importante è il piacere di cucinare. Allora, qua sotto ho il coperchio, metto il coperchio e la lascio riposare per qualche ora in frigo. Anche se normalmente dovrebbe riposare un giorno, giusto? No, una notte, una notte. Però nel caso che io poi faccio il video, mi scompare durante la notte, non so, si vede che l'intelligenza artificiale vede la pastella e se la mangia lei. Che cosa dobbiamo dire? Anzi che gli piace, ok? A dopo. Eccomi qui. Dopo il riposo della pastella, delle crepe, vedete, guardate, era un po' densa, ci ho aggiunto proprio un goccino di latte, ma proprio un goccino, vedete come deve essere. Allora, questa è la crepe, qui è nel padellino, sto facendo scaldare dalla parte di sotto, appena vedo che è un po' è dorato la circonferenza, vedete come in questo caso leggermente, con questa padella delle crepe, purtroppo devo fare da me perché mio figlio non si sente bene. Ecco, l'ho girata con una mano, vedete come viene, vi avvicino proprio il cellulare per farvi vedere. Ecco, se vedete qua proprio la parte superiore sta facendo delle bollicine. Questo è il bello della crepe, della ricetta originale francese, vedete che ci sono delle bollicine, che si stanno formando delle bollicine dal calore della padella. Aspettiamo un poco che si dora, ma basta solo qualche minuto, mezzo minuto. Comunque, appena è dorata, poi ovviamente la fate dorata a vostro piacere, di più, di meno, secondo i vostri gusti. Vedete come si formano le bollicine? Allora, oh, qua l'ho fatta cuocere un po' di più. Comunque, questa è la versione che piace a mio figlio. La battaglia la faccio cuocere un po' di più.
e poi poso su questo piatto. Ok, metto quella più chiara perché di solito dovrebbe essere più chiara. Comunque voi la cuocete secondo i vostri gusti. A mio figlio gli piace così, a me questa doratura, più che ottima per gustare la crepe. Allora vediamo, perché con una mano non è che è facile. C'è tanto freddo oggi, per cui mio figlio è solito ammalarsi. Allora, con un tocchetto di burro, stendo il burro in tutta la padella. Aspettate che lo devo togliere perché si sta bruciando, vedete? Ora asciugo. Questa è la benedizione perché faccio con una mano. Aspettate che tolgo il marroncino del, perché il burro si è leggermente bruciato, imprevisto della diretta. Ok, allora si prende il mestolo così, aspettate qui, ora io lo poso qua al centro, ovviamente devo fare tutto con una mano. Se voi mettete il mestolo proprio al centro della padella, riuscite a fare questo lavoretto. Ovviamente mi viene un po' male perché lo sto facendo con una mano, quindi questo è il mio capolavoro. Da premettere con una mano mi è venuto un po' male. Comunque ora vi mostro come si cuoce da una parte all'altra. Dovete attendere che ci sia la circonferenza della crepe che sia dorata, poi più dorata, meno dorata, fate voi secondo quello che preferite. Andiamo a girarla. Ok, si è staccata con una mano. Hopla, vedete? Poi ovviamente la colorazione la decidete voi, guardate che bella. Ecco che si formano le bollicine, vedete? Non mi è venuta in modo artistica questa crepe. Comunque qualche secondo attendete, vediamo se dall'altra parte si è dorata. Ok, guardate, questa è la crepe originale. Ora continuo da sola e poi vi mostro il risultato finale, ok? Come vedete, con la, una, cioè con tutte e due le mani riesco a distribuire bene la crepe. Prendete sempre il mestolo con la pastella, mettete al centro del padellino e poi girate con un verso, vedete, così, in modo che si distribuisce la pastella in tutta la padella. Vi invito a mettere un bel mi piace, vi ringrazio che mi avete seguito sinora, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per ricevere la notifica dei miei prossimi video. Come vi ho mostrato, è la ricetta originale delle crepe francesi. Giustamente, non portare questo, diciamo, questo simbolo, questa ricetta francese come corredo culturale, tradizione della mia cucina francese, sarebbe un peccato. Vediamo se sotto è già incominciato a dorare. Ecco qua, guardate che capolavoro, e guardate se la vostra crepe fa queste bollicine, guardate qua. Comunque tratterò sia la cucina italiana tradizionale che quella francese, e anche, perché no, alcune cucine della Spagna,
della greccia, ecco, ora è cotta, vedete? Voi la dorate come preferite, vedete? Poi si mettono una sopra l'altra per poi gustarle come volete. Può essere salata, dolce, con Nutella, senza Nutella, marmellata, zucchero, confettura, crema di pistacchi, quello che voi desiderate. La potete anche mangiare così per com'è. Sono giunta all'ultima crepa, ovviamente ne ho fatte poco perché ne mangiamo poco, poi c'è mio figlio che si sente pure male. Come vedete qui ho utilizzato tutta la pastella, qua sto facendo finire di cuocere l'altra parte. Ricordatevi sempre, guardate le bollicine sul fondo della padella, voi vedete com'è bella colorata, dorata, emana un profumo bellissimo. Ecco che l'ho fatta cuocere un po' del solito e la lascio poi a mio figlio, che gli piace così. Allora chiudo qui e la metto qua se ha voglia poi di mangiare. Allora, ecco che ho terminato di cucinare le crepe, vedete come si presentano. Allora, le potete mettere a triangolino così e farcirle a vostro piacimento, oppure così, ecco il capolavoro. Le crepe sono in ricorrenza alla festa della Chandeleur, che è il nome francese, il 1° e 2 febbraio. E per tradizione a casa abbiamo fatto sempre le crepe durante il mese di febbraio per la Candelora. Ecco qui, guardate che appetitose, sono veramente fatte bene. Vi ringrazio di avermi seguito. Un buon appetito, una buona serata e al mio prossimo video.